con modificazione del decreto legge 29 marzo 2016 numero 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Ricordo che nella seduta del 23 maggio si è conclusa la discussione generale, il relatore di minoranza è intervenuto in sede di replica, mentre la relatrice per la maggioranza e il rappresentante del governo vi hanno rinunciato. Avverto che a norma del comma 3 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96 bis del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di 10 minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di 5 minuti. In questo momento illustra la questione pregiudiziale il deputato Stefano Borghesi. Prego, collega. Grazie Presidente. Innanzitutto iniziamo dicendo che siamo fermamente contrari al metodo utilizzato dalla maggioranza e dal governo per affrontare una tematica così delicata come quella relativa appunto al settore della scuola. Il provvedimento infatti è stato fermo per molto molto tempo in Senato e questo non a causa dell'ostruzionismo delle opposizioni, ma appunto perché la Colleghi, per favore, il tono maggioranza, della voce. Il tono della voce, per favore. Prego. la maggioranza ed il governo l'hanno tenuto per troppo tempo al Senato. Quindi è stata posta la questione di fiducia e il provvedimento è arrivato alla Camera ormai in scadenza e non ci sono stati i tempi per una discussione approfondita né in commissione e immagino che anche qui in aula la discussione verrà fatta in tempi molto celeri, sicuramente non sufficienti per garantire un adeguato approfondimento a quello che è un tema sicuramente importante. Oltre a questo non abbiamo riscontrato alcun caso di straordinaria necessità, così come previsto dall'articolo 77 della Costituzione, in quanto ogni anno il governo ricorre alla decretazione di urgenza per procrastinare senza alcuna proposta di soluzione definitiva dei problemi irrisolti. E ancor meno si ravvisano i presupposti di costituzionalità in un provvedimento che proroga i servizi di pulizia nelle scuole che avevano stipulato la vecchia convenzione, alla luce dello scandalo emerso intorno al cartello costituitosi per restringere la concorrenza e condizionare gli esiti della gara Consip da 1,6 miliardi, secondo quanto ricostruito dall'antitrust. È opinione di mia e dei firmatari di questa pregiudiziale, che problemi come la manutenzione delle scuole debbano essere risolti in via ordinaria, con la buona amministrazione e non debbano essere oggetto di decretazione d'urgenza di evidente dubbia costituzionalità. Inoltre riteniamo alquanto anomalo ed irrituale l'istituzione per decreto-legge di una nuova università, la Gran Sasso Science Institute, la cui missione è di svolgere ricerche formando giovani ricercatori insieme all'Università di Aquila e ai laboratori del Gran Sasso dell'INFN. Non si ravvisa appunto in tale intervento alcuna urgenza corrispondente all'articolo 77 della Costituzione, a parte rimediare last minute ad una inadempienza del Ministero, che era ovviamente a conoscenza della scadenza dei finanziamenti della sperimentazione ed avrebbe pertanto potuto utilizzare più correttamente gli strumenti di programmazione adatti per decidere nei tempi con delle procedure ordinarie, senza ricorrere appunto a un decreto. La presentazione poi di questo decreto-legge che è in esame qui oggi alla Camera appare come un pretesto per apportare correzioni alla legge 107 del 2015, i cui effetti negativi hanno avuto nel frattempo il loro esito, come l'imposizione ai precari delle graduatorie ad esaurimento, GAE, di fare domanda in ambito nazionale ai fini dell'assunzione, invece che regionale, con la conseguenza di ritrovarsi trasferiti centinaia di chilometri lontani dalle proprie famiglie e richiederne l'avvicinamento. Sono infatti circa 45.000 gli insegnanti delle GAE che hanno preferito non presentare domanda di assunzione per non subire pesanti trasferimenti. Con appunto la legge 107 del 2015 non è stata fatta alcuna assunzione dei precari delle scuole dell'infanzia presenti nelle GAE, per cui era immaginabile che presto si sarebbe aperto un problema di giustizia sociale e carenza di personale in queste scuole. Ed ora si utilizza la No, mi scusi, collega decretazione. Borghesi, mi dispiace interromperla, ma abbiamo un vocio troppo forte. Per favore, se è possibile, abbassare il tono della voce. C'è un'aula
semipiena, quindi abbiamo un problema di eco. Colleghi, per favore. Prego. Grazie Presidente. Dicevo che era immaginabile che presto si sarebbe aperto un problema di giustizia sociale e carenza di personale in queste scuole ed ora si utilizza la decretazione d'urgenza quale strada per inserire articoli aggiuntivi, come nella fattispecie l'articolo 1-quater, che possono sanare o almeno compensare precedenti lacune. Quindi per tutte queste motivazioni noi abbiamo presentato questa pregiudiziale che riteniamo debba essere votata. Grazie. Grazie. Adesso ha chiesto di intervenire il collega Vacca. Prego. Grazie Presidente. Siamo